Ai nostri microfoni l'avvocato Antonio Consentino, segretario comunale del Partito Socialista Italiano per Marsala. Intanto buonasera. Buonasera a tutti voi. Andiamo ad analizzare le dinamiche lillibetane per quanto concerne la politica, il governo Grillo qui a Marsala, un po' immobilizzato per questo discorso della nuova squadra assessoriale che dovrebbe insediarsi, assessori un po' in sofferenza, come ha testimoniato anche l'assessore Tumbarello, per le troppe deleghe che hanno, auspicano anche loro che ci siano nuove figure all'interno dell'amministrazione. Ecco, qual è il giudizio? Io praticamente ho già abbondantemente rilasciato dichiarazioni anche alla tua prestigiosa testata, e in relazione praticamente a tutte le cose che non vanno, e sono veramente tante nella nostra città. L'altro giorno abbiamo fatto domenica il sit-in avanti al violentato teatro comunale Sollima di Marsala. E la pista ciclabile sotto gli occhi di tutti, con cordoli che sembrano dei muretti, è un attentato, diciamo, alla circolazione stradale, e moltissime altre cose ovviamente che non vanno. Ora io in questa occasione non vorrei soffermarmi, se tu me lo consenti, sul cambiamento della squadra, sul ricambio della squadra assessoriale, perché sono fatti che con l'interesse della cittadinanza hanno ben poco a che vedere. Semmai volevo essere anche propositivo. Per esempio, ecco, in relazione Marsala, tematiche quali sono? Agricoltura. Che cosa ha fatto il sindaco? Noi del Partito Socialista Italiano, assieme agli altri partiti del centro-sinistra con cui stiamo facendo le riunioni periodiche in vista delle prossime elezioni amministrative, stiamo, diciamo, organizzando degli incontri con gli agricoltori nelle borgate limitrofe al centro cittadino. E turismo, cosa ha fatto e cosa intende fare il sindaco? Ha incontrato gli operatori turistici? Bene, noi siamo in procinto di farlo, incontreremo gli operatori turistici e vedremo un attimo di fare in modo che questa città possa risollevarsi. La cultura, Marsala è una città morta, sepolta. Marsala è una città che ha vissuto di cultura, e quindi non si capisce per quale ragione, per esempio, non si organizza un festival del cortometraggio. Noi abbiamo anche marsalesi che sono molto in auge in questo settore, che potrebbero darci una spinta e potrebbero agevolare e aiutarci ad organizzare questo tipo di manifestazioni. Io dico Marsala in questo momento, poi lo Stagnone eccetera, laddove sostanzialmente la musica, diciamo, è in estate e i decibel sono elevatissimi, lì se ci si vuole godere il tramonto, questo lo si deve fare secondo me in silenzio. Ma in ogni caso, voglio dire, Marsala è una città che dà la sensazione di essere una città commissariata, perché non ci si può limitare, è male, all'ordinaria amministrazione. Ecco, facciamo anche un po' di chiarezza, visto che qualche giorno fa abbiamo intervistato Rosario Lunetto, che è segretario di un altro PSI. Ecco, ci sono due anime socialiste a Marsala? Qual è, diciamo io, così, la chiarificazione che si può fare in merito? Ti ringrazio per l'opportunità. Io ho ascoltato quell'intervista e devo dire onestamente che l'amico Rosario Lunetto ha detto in apertura alcune inesattezze. Intanto, l'unico partito socialista in Italia, in Sicilia e a Marsala, è il Partito Socialista Italiano, quello del quale io sono segretario, e Enzo Maraio è segretario nazionale, Nino Oddo segretario regionale, perché sostanzialmente è un partito sorto nel 2007 come Partito Socialista e poi nel 2009 ha assunto la denominazione di Partito Socialista Italiano, ed è quello che alla fine è nato dalle ceneri dello storico Partito Socialista Italiano, che è stato letteralmente, diciamo, travolto da Tangentopoli.